Dal 1 luglio 2017 è in vigore la direttiva CPR per l'installazione dei cavi di rete e dei cavi elettrici in postazione fissa. Questa normativa stabilisce che un cavo di rete che viene installato in modo permanente, ad esempio dentro un muro o in una canalina, debba essere certificato secondo la sua reazione al fuoco. L'installatore ha la responsabilità penale dell'installazione. In sintesi, quando si esegue una installazione di cavo di rete, non bisogna quindi solo considerare la sua categoria, il tipo di guaina e la schermatura, ma anche la sua classe di reazione al fuoco, secondo la direttiva CPR. Ad attestare questa classificazione c'è un documento, il DOP, Declaration of Performance, che deve essere richiesto quando si valuta il cavo. Su questo documento, che deve fornire il venditore, si trova il codice prodotto, il produttore o importatore, l'uso, ente notificante, numero di rapporto e soprattutto la classe di reazione al fuoco del cavo. Le classi sono ACA, B1CA, B2CA, CCA, DCA, ECA, FCA. In pratica è una lettera dell'alfabeto A, B, C, D, E, F a cui si aggiunge CA che significa cavo. La classe A è quella con migliori prestazioni di resistenza al fuoco, la F è la peggiore. A seconda della classe di reazione al fuoco, il cavo si potrà utilizzare in determinati ambienti, secondo questa tabella. La classe ECA è lo standard per l'uso comune. Oltre a questa classificazione principale, le autorità europee hanno stabilito anche altri parametri addizionali, usati di solito nelle classi superiori. S, opacità dei fumi, varia da S1 a S3. S1 è il massimo, S3 è il minimo. D, gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l'incendio, varia da D0 a D2, dove D0 è il livello migliore. A, acidità, definisce la pericolosità dei fumi per le persone e corrosività per le cose, varia da A1 a A3, A1 è il migliore, A3 è il peggiore. Ad esempio, per una installazione potrebbe venire richiesto un cavo CCA, S1, D1, A1. Fare attenzione che la normativa CPR non riguarda i cavi patch di rete, riguarda solo i cavi a muro in installazione fisse. Quindi una richiesta di certificazione CPR per dei cavi patch dal computer alla presa a muro non ha senso. Notare che la CPR riguarda le classi di reazione al fuoco, non riguarda la resistenza al fuoco, che sarà probabilmente oggetto di una diversa normativa in futuro. La certificazione CPR non incide sulle prestazioni e la qualità del cavo.